E anche in questo stand parliamo di salute, di benessere, di star bene dentro e fuori. Vilma Scarton, prima facevamo una chiacchierata, è passato l'infanzia sul Lago Maggiore, d'inverno da una parte, quindi al mare a Sanremo, e invece diciamo nell'estate al lago. Cosa si ricorda di bello di queste serate al lago, ad esempio? Io adoro il lago, il ricordo più bello della mia vita, perché l'ho passato con mio padre, la mia famiglia, mio fratello, e il profumo dei fiori del lago, del mattino, la rugiada, la natura. Questa è stata quindi la linfa che le ha permesso poi di fare un qualcosa per se stessa e per il benessere anche degli altri. Sì, infatti ho creato con la mia famiglia questa linea che è tutta bio, perché è italiana soprattutto, perché aiuta tutte le piccole aziende che producono bio in Italia. Ma mi dica bene allora, in pratica, che cos'è? Quali sono i suoi prodotti? Che cosa fa lei? È una linea completa sia per il bambino che per il papà, per la mamma, per la famiglia e per la spa, che è stata creata con ogni linea rappresenta una regione italiana e ciò che produce la regione italiana. E questo è molto importante, perché per me è un grande orgoglio. Qui al Sana che cosa presentate? Abbiamo presentato la nuova linea alle cellule madri, che vengono estratte dalle gemme delle piante e lavorano molto bene nel rinnovare le cellule del viso ed aiutare a promuovere il rinnovamento del capello, del cuoio capelluto. E sono molto importanti, le abbiamo lanciate in tutto il mondo e è stato un successo enorme. Due parole sul Sana, è contenta o no di questo Sana? Ma noi è già più volte che veniamo a Sana e ci troviamo bene, perché non è molto grande, è ben organizzato, semplice come siamo noi, penso che debba crescere di più ancora come organizzazione, ma è molto bello. C'è un qualche prodotto, un qualcosa che lei sta pensando di fare, di tirar fuori e che magari a breve uscirà? Sì, per l'anno prossimo stiamo lavorando da 3 anni per creare una linea make-up ma curativa, di alto livello, perché non c'è.